una cosa che non si sospetterebbe quando si entra in Seppori, così con gli scavi archeologici, tutte le pietre, le vie, i mosaici, è che poi il percorso all'interno degli scavi e della città sia attraverso questo bosco, con l'odore dei pini, con il rumore delle cicale, con i fichi d'India, una bellissima e suggestiva passeggiata che dura anche qualche ora e che adesso ci condurrà tra breve a uno dei mosaici più belli e famosi di Sefori, la casa di Dioniso. Siamo nella casa di Dioniso, dove c'è il mosaico più famoso di Israele. Anzi, molti che sono venuti in Israele l'hanno visto riprodotto già all'aeroporto o sui manifesti turistici di Israele. È detta la Monna Lisa di Galilea. Monna Lisa è un termine che gli archeologi spesso danno quando trovano una bella donna riprodotta. Monna Lisa, ne abbiamo più di una. Questa è quella della Galilea. La cosiddetta Monna Lisa è dove vedete puntata la luce, perché giustamente è la cosa più famosa e anche la più evidenziata da questo percorso quasi museale che è stato costruito intorno. Ed effettivamente la Monna Lisa, chiamiamola pure così, è nella parte più bella e notevole di tutto il mosaico, che è la parte della cornice esterna, con putti, con scene di caccia e con medaglioni con foglie di acanto intorno, secondo il motivo decorativo più nobile, più bello dell'antichità. Questo è un mosaico del III secolo, perciò veramente uno dei più antichi di Israele, in cui si sente anche un'altissima scuola, tanto che qualcuno ha pensato che sia dell'età dei Severi, che è stata un'età particolarmente attenta alla decorazione, in cui sono fiorite le scuole d'arte, specialmente nell'area del Medio Oriente, in maniera veramente eccezionale. Le scene centrali invece sono un racconto. Voi vedete tante scenette, ci ricordano un po' il nostro gioco dell'oca, ma di fatto sono come anche i fumetti, tutte messe in fila, riguardano la storia di Dioniso. Al centro c'è Dioniso ed Eracle. Dioniso che sfida Eracle a una gara a chi beve di più. C'è Dioniso che tiene il bicchiere capovolto per mostrare che è vuoto. Eracle è quel grande eroe che è diventato un dio. Dioniso invece era figlio di Zeus, ma figlio di Semele, che era una mortale, e infatti ha potuto sposare una mortale. E in effetti tra le varie scene c'è anche quello del matrimonio di Dioniso con Ariadne. Ora, il fatto che questo pavimento raccolga la storia del dono del vino agli umani da parte di Dioniso, che dona l'uva, che dona il vino, che beve, che insegna come bere, cioè con moderazione, senza arrivare alla sbronza, e anche le scene di corteo, sia corteo per Dioniso che corteo nuziale, già ci dicono che è una sala fatta per le feste. E notate anche che c'è poi una decorazione splendida con pesci e con delle maschere che ricorda da vicino le grandi affreschi anche pompeiani, quindi tutto il repertorio romano, e c'è invece una parte bianca. Come mai questa parte bianca? Perché in questa parte venivano adagiati i triclini, dove ci si adagiava per stare a mensa. Quindi qui dovete immaginare i triclini con la gente che sta banchettando e dall'altra parte invece ciò che chi è disteso vede, perciò tutto decorato. E al centro la meditazione di questo Dioniso che ha dato il dono del vino e che quindi è come se fosse un commensale. Questo pavimento è stato anche restaurato in tempi successivi. Con il mosaico si capisce poco perché le tessere sono sempre uguali, però si vedono delle lacune nel racconto riempite da tesserine bianche, che è evidente che non è nato così. E anzi, nella fascia che oggi è verso le finestre, si vede una scena di Nilo, come nella casa del Nilo che c'è anche qui a Seforis, quindi col coccodrillo, con i fiori di loto, una scena di caccia agli uccelli in mezzo alla palude del Nilo, che sicuramente non è nel gusto del III secolo e che è stata messa successivamente, dimostrando però che questa casa e questa stanza fu abitata per parecchi secoli da quando è stata fatta.
maestro che ha fatto questo lavoro doveva essere un maestro di altissimo livello, oppure avere un repertorio decorativo di altissimo livello. La parte della cornice con gli animali e la caccia sul fondo scuro ricorda certe decorazioni anche miniate dei libri di tutta la decorazione fino a tutto il Medioevo, ed è veramente di un'altezza straordinaria, mentre i racconti sono con uno stile completamente diverso e sono le immagini contornate di rosso su fondo bianco, come usava anche a Roma, sappiamo, per tutto il III secolo e anche agli inizi del IV. Ora, questi maestri, ci si domanda, vengono da fuori o sono di qui? Una buona fetta di studiosi che comincia a pensare che proprio Sepphoris fosse una base per questi artisti, cioè ci fossero delle botteghe qualificate, che i mosaicisti di Sepphoris fossero famosi nella regione e che forse anche molti mosaici della Galilea dipendano da maestri di qui. Questo è quello che resta forse della torre di guardia della cittadella crociata. Si vede che in questo muro ci sono dei materiali di rimpiego, queste pietre rodiane con il bordo ribassato e anche la porta tornita, che può essere presa anche questa dal sito antico. Ora questa non è più leggibile come architettura crociata perché è stata rifatta poi in periodo ottomano come scuola, e precedentemente il capo beduino di tutta la zona l'aveva già tutta riadattata, e poi anche gli inglesi durante il governatorato hanno fatto la loro parte, infatti la parte superiore è completamente moderna. Questa è la parte dietro della fortezza crociata e qui si nota benissimo una pietra scolpita, evidentemente da qualche sarcofago romano, quindi con delle ghirlande, oppure anche da qualche tempio, perché di fatto abbiamo una tabella dove c'era un'iscrizione non più leggibile, e poi abbiamo i classici festoni che venivano messi tutti fioriti sugli animali da sacrificare, e la patera, cioè quel piccolo piattino rotondo che serviva per le libagioni, la stessa identica decorazione che abbiamo anche sulla Rapacis di Augusto. Poi qui si vedono delle pietre del periodo erodiano e poi anche qualche pietra con delle incisioni. Ora, tutto questo ovviamente è materiale di recupero dalla vecchia Sepphoris, ed è interessante vedere questo materiale erodiano perché sappiamo che è stato Erode il Grande a fare bella Sepphoris prima della grande rivolta del IV, che poi ha portato alla distruzione di Varo. Però vediamo anche l'abitudine dei crociati di cercare pezzi di pietra forte, soprattutto qui interessante quella pietra scolpita perché è marmo, mentre questa è la pietra arenaria locale che è piuttosto friabile. In questo caso vediamo anche una feritoia molto stretta e molto obliqua, che vi fa vedere quanto progredita fosse la scienza difensiva crociata, perché dall'esterno è praticamente invisibile. È bello però avere qui questa memoria crociata, perché questa era una delle roccaforti, anche se di minore importanza rispetto ad altre, dei crociati, ed è proprio da qui, da Sepphoris, che partì la spedizione infelicissima il 3 luglio del 1187, che avrebbe visto la più clamorosa disfatta dei crociati ad Hattin il 4 luglio.
Nonostante i rimaneggiamenti di questa struttura, questa sala è piuttosto crociata nel suo impianto, sia nelle finestre a sesto acuto. Le finestre, come vedete, sono molto profonde rispetto alla stanza, la grossezza dei muri e anche il lato quadrato, che fa veramente pensare a una torre, ricorda un po' quella che c'è per esempio ad Avdat nel Negev o qui vicino nel castello crociato di Nimrod. Lasciando questa stanza crociata, imbocchiamo la scala che porta al piano superiore. In questa stanza, che ha ancora un po' le volte della struttura antica e attraverso le rotture delle pareti, anche delle belle finestre panoramiche, sono stati situati alcuni reperti o la replica dei reperti più famosi, come in questo caso, per dare l'idea di che cosa è stato trovato a Seforis. Qui per esempio abbiamo uno splendido rizzon, che è una sorta di calice che si usa per versare, soprattutto in particolari circostanze, anche riti religiosi, del periodo persiano, molto bello, a forma di animale, e sotto una lampada di bronzo dell'epoca bizantina particolarmente raffinata. Qui è uno dei reperti più interessanti, più curiosi, è una piccola targhettina amuleto contro la febbre in aramico, che è di fatto una piccola listarella piena di segni magici che veniva posta poi sul collo del paziente e dimostra proprio quel persistere delle superstizioni mediche che abbiamo anche noi in certe zone rurali e che dimostra come questa zona, diciamo, pagana avesse questi riti e probabilmente è proprio questa parte dei riti superstiziosi, propiziatori, curativi, magici, quella che poi aveva inquinato anche la purezza della fede ebraica che leggiamo nella Bibbia e poi anche quella cristiana. In questa vetrina c'è una bolla con la menorah, quindi, e la bolla è quel piombo che si mette per sigillare i documenti particolarmente importanti. Questo è interessante perché sappiamo che a Zippori c'era una delle grandi scuole, oltre a esserci stato, l'abbiamo ricordato, il rabbi Yehuda Hanasi, che ha messo a posto anche la Mishnah. E sappiamo che prima del 150, quando il Sinedrio fu portato a Tiberiade, era zona di Sinedrio. Questo dimostra perciò la produzione di documenti anche ufficiali da parte della comunità ebraica di Zippori. Questa stanzetta è dedicata alla spedizione archeologica del 97-98 del Michigan, condotta da David Hermelin e William Davidson, ed è in loro memoria che è stata messa insieme questa collezione. Questi sono tutti oggetti molto piccoli di scavo, sono ceramiche, avori o vetri, e sono anche oggetti di uso comune, aghi, sono piccoli gioiellini, lanterne, piccoli orci. Quello che colpisce sempre in questi casi è vedere come sopravvivono nei millenni dei dadi da gioco, degli aghi, delle piccole cose che se uno le avesse perdute allora non si sarebbe dispiaciuto, le avrebbe ricomprate a poco prezzo. E poi magari abbiamo perduto i capolavori e invece questo ci è tramandato. Siamo sulla terrazza sopra alla costruzione crociata, quindi quella torretta che poi questa terrazza è moderna, però sicuramente anche in antico si aveva questa visuale, il che giustifica il perché i crociati abbiano costruito qui. Qui da questa parte della terrazza si vedono bene gli scavi della città e così abbiamo dall'alto l'idea di che cosa vuol dire questo lavoro degli archeologi di tirar fuori dalla terra inerte
tutte quelle che sono le fondazioni delle case, che diventano molto ben leggibili sia nei loro archi d'ingresso, le viuzze, le fondamenta, le stanze. Pensate come viene in mente quelle parole di Gesù: di ciò che ammirate non resterà pietra su pietra. Poteva sembrare fantascienza quando l'ha detta, se pensate che questa era una delle metropoli di allora, una delle città più belle, più orgogliose di sé, più famose, oltre a essere la patria forse della Madonna o di Gioacchino ed Anna. E guardate oggi che cosa rimane. Dalla terrazza qui si vede molto bene anche il teatro, che è il prossimo luogo che visiteremo. Noi abbiamo qui dietro Haifa e quindi anche Acri, oggi Acco, e da questa parte invece si va a Tiberiade. Quindi siamo sulla grande strada che collega due delle città più importanti anche per i crociati, Acri e Tiberiade. E tra l'altro è proprio la zona che ha visto la disfatta di Hattin del 1187, quando sono partiti da qui i crociati e sono andati verso Tiberiade e lì sono stati sgominati completamente dal Saladino. Questa disfatta e soprattutto il fatto che sia decapitata tutta la nobiltà crociata cambia le cose. Fino al 1229, quando Zippori sarà ripresa dai crociati, questa zona diventa islamica, ritorna alla Safuria, mentre era le Sefori, detto un po' alla francese. E questa che era la roccaforte crociata viene per il momento abbandonata. Dopo aver attraversato le rovine della città e quindi un quartiere abbastanza popoloso, eccoci all'ingresso del teatro. Questa è la parte dove non si entrava come spettatori, ma come attori. Questo corridoio che fiancheggia la scena e la parte della platea si chiama proprio parodos. I parodoi sono i due ingressi per gli attori ai lati, mentre la gente non entrava di qui, perché questo, il circolare, è il coro e qui si muovevano invece gli coristi o gli attori. La scena era in realtà un'architettura, anche se oggi ha questo palco di legno che è totalmente moderno. Gli scalini sono, come vedete, rifatti e quel poco che rimane non è stato trovato qui in sito. I posti erano 4.500. La gente entrava ed usciva dove vedete le scalette piccole. Fate le scalette, c'è un corridoio, una galleria che va intorno a tutto il perimetro
di questa parte del teatro, e queste scalette, queste uscite, questi corridoi che vengono in mezzo si chiamano vomitoria, proprio perché la gente poteva affluire e defluire con grandissima velocità. 4.500 persone che stanno sedute qui ad ascoltare il coro e ciò che avviene nella scena. Ora, che cosa si rappresentava qui? Qui si rappresentavano le cose romane, quindi è strano in una città ebrea trovare un teatro pagano di queste dimensioni, anche e soprattutto in ragione di quello che si faceva, visto che per gli ebrei il teatro è qualcosa di evitabile, che sicuramente non è un buon luogo. In realtà per i romani il teatro è qualcosa di sacro, di connesso alla religione, quindi dimostra il persistere di quella che è la cultura pagana. E poi in epoca cristiana invece si usa il teatro come lo usiamo anche noi. La fondazione di questo teatro è tra il primo e il secondo secolo, questo vuol dire l'epoca del Colosseo, del teatro di Pompei, dell'Arena di Verona, di tutti i grandi teatri e anfiteatri che abbiamo, sapendo che a questo tipo di architettura l'impero romano si dedica con particolare zelo, se così si può dire, proprio in questo periodo tra il primo e il secondo secolo. Poi è rimasto in uso fino all'età bizantina. Troviamo l'ebbrezza degli antichi abitanti di Seforis facendo anche noi i gradini dei vomitoria. Questi seggi sono anche ben scolpiti, ben rifiniti, quindi piuttosto larghi e diciamo pure comodi per coloro che dovevano assistere alla rappresentazione in antico. I posti, uno accanto all'altro, dicevamo, sono 4.500. Oggi la scena è affacciata su questo splendido panorama, ma non era così in antico. Adesso qui abbiamo un palcoscenico di legno moderno, ma la scena nei teatri antichi dovete immaginarla come un'autentica architettura, un po' come nel Teatro Olimpico di Vicenza, con colonne, strade simulate, case, e in genere la scena poteva venire qui, ma soprattutto nella zona centrale, quindi la gente era attorno. Qui c'è anche un'acustica straordinaria, ancora oggi, persino così in rovina, il teatro mantiene un'acustica eccezionale. Si parlava, effettivamente sentivano tutti, però c'erano anche le maschere da teatro che erano degli autentici amplificatori, perciò la bocca, quando voi volete parlare mettete le mani davanti alla bocca e si amplifica, la maschera aveva questa funzione. È interessante notare che questo teatro, come anche il Teatro di Verona, è fatto appoggiandosi al colle, cioè sbancando il colle, come si dice tecnicamente, cioè svuotandolo per tutto il perimetro del teatro. Di solito si è abituati a dire che questo è l'uso greco, quello di appoggiarsi al monte, mentre i romani costruiscono da capo, anche in pianura, il teatro. Questo francamente è poco verificabile perché dipende anche dalle caratteristiche del sito. Sarebbe interessante se fosse per l'appunto un uso greco presso i romani, tipico di quel periodo in cui per Roma la cultura e la bellezza sono la Grecia. Siamo all'interno della vecchia sinagoga di Zippori o Seforis ed è databile in questo caso al V secolo e ha un pavimento musivo estremamente interessante, anche perché al suo centro presenta anche questa un mosaico dello zodiaco. Questo tema dello zodiaco è tipico, esclusivo della Galilea. Lo troviamo esclusivamente qui, soprattutto per le sinagoghe. L'idea dello zodiaco all'interno delle sinagoghe può sembrare bizzarro, ma potrebbe sembrare ancora più bizzarro trovare rappresentata la storia biblica.
Questo pavimento è diviso in 7 sezioni che all'ingresso cominciano con la storia di Abramo ed Isacco, esattamente come Betalfa e come altre 7 sinagoghe che presentano lo zodiaco. Quindi lo zodiaco è inserito all'interno della storia di Israele, storia della promessa e della fede che è quella di Abramo. Proprio entrando abbiamo la scena della promessa di Isacco da parte di Dio dei 3 angeli. Oggi è tutto scomparso, rimane solo la figura di Sara che ride nella tenda, ed è lei, tra l'altro, secondo le letture anche ebraiche, anche della Mishnah, è lei la depositaria della promessa del figlio. E poi abbiamo il sacrificio di Isacco, che troviamo anche nella sinagoga di Betalfa. Qui si vede l'andata verso il monte Moria, e quindi la parte dei somari, cioè la parte del carico e dei servi che restano in basso, mentre il sacrificio è nella casella a fianco. Oggi purtroppo è molto cancellata, ma ne restano dei disegni. Sappiamo che Isacco e Abramo si sono tolti i sandali perché sono alla presenza del Signore. Questa è l'introduzione alla fede. Anche nelle catacombe cristiane, quindi nel secondo o terzo secolo, spesso le preghiere, mutuate dalle preghiere ebree, quindi preghiere anche della sinagoga, dicono al Signore: come hai favorito Abramo, così favorisci anche noi. Quindi è un parametro di fede e di preghiera. La sinagoga, ricordiamo che non è dove avviene un sacrificio, ma è solo una casa di preghiera. Questa introduzione di fede, la fede di Abramo e la benevolenza del Signore che non ha voluto la morte di Isacco, ecco che si introduce questo zodiaco. Lo zodiaco è di origine forse egizia, forse assira, non si sa esattamente, e quindi ognuno pensa quello che vuole, però lo ritroviamo anche all'interno della iconografia greco-romana ellenistica, e questa ricordiamo che era una città ellenistica. E abbiamo al centro il carro del sole. Però è interessante che qui, oltre al sole, abbiamo anche la luna, a indicare proprio che è il circolo delle giornate, il circolo dell'anno. E infatti nei 4 angoli abbiamo 4 donne che rappresentano i mesi dell'inizio delle varie stagioni, quindi gennaio, quindi aprile come inizio della primavera, quindi luglio come l'estate e poi ottobre, settembre, ottobre, anzi ottobre come inizio del periodo invernale. Ognuna infatti prende 3 segni dello zodiaco, cioè 3 mesi, perché ogni segno dello zodiaco ovviamente è un mese. Quindi abbiamo quello che noi chiamiamo il circulum anni, che è il tempo consacrato al Signore, ma anche i vari aspetti, non solo delle stagioni della terra, dei frutti della terra, ma anche dell'uomo. Lo zodiaco quindi può essere un autentico calendario anche dei propri obblighi con Dio, oltre che delle stagioni e dei frutti della terra, che poi molto spesso vengono offerti sull'altare o mandati a Gerusalemme. E infatti dopo lo zodiaco, quindi dopo l'introduzione di fede, la regolazione del proprio tempo per Dio, le scene seguenti sono delle scene che riguardano l'offerta. E quindi abbiamo delle immagini quasi didascaliche, sempre scritte in greco e in ebraico, proprio per questo sincretismo culturale, linguistico, questa ellenizzazione persino degli ebrei tipica di questo periodo. E allora abbiamo la cesta con le primizie della terra, dei frutti, che vanno inviati al Tempio di Gerusalemme. Poi abbiamo il paniere e poi abbiamo lo shofar e quelli che sono anche gli animali per il sacrificio. E infatti nel registro sopra, in accordo con il capitolo 29 dell'Esodo, abbiamo una scena di preparazione del sacrificio con Aronne, che si distingue perché ha la base del proprio vestito, come orlo del proprio vestito, ha delle campanelle e delle piccole melograne, come era descritto per l'appunto la sua veste. E poi perché c'è un catino
per le abluzioni, che in realtà riproduce quella che è la fuoriuscita dell'acqua dal tempio nelle visioni, per l'appunto, ebraiche. E tutto quello che si vede anche come offerta corrisponde a questo racconto della preparazione del sacrificio di Aronne, visto in questo caso come esemplarità del sacrificio cultuale ebraico. Nell'ultima sezione abbiamo due menorah, quindi candelabro a sette braccia, tipico ebraico, con al centro una specie di cassettina fatta quasi come una casetta, che è il contenitore della Torah e che era anche questo il centro della sinagoga. E sopra abbiamo dei leoni che sottomettono degli altri animali, dei bovini, e al centro una sorta di ghirlanda. Anche questi leoni sono il simbolo del leone di Giuda, quindi della forza del popolo ebraico e della forza anche della virtù che sottomette gli istinti negativi per essere puri davanti a Dio. Quindi, come succede anche nelle contemporanee chiese cristiane, il pavimento segna un cammino, il cammino del fedele che, entrando, aderisce alla fede di Abramo, a cui appartiene anche per popolo. Quindi con la fede consacra il suo tempo e la sua attività a Dio e si rende degno di offrirgli la sua vita, i suoi frutti e la sua preghiera. Parte del pavimento abbiamo in questa striscia con decorazione geometrica i nomi scritti questa volta solo in ebraico perché sono della comunità dei donatori, quindi i nomi che sono ricordati per i loro beni e sempre siano ricordati, c'è il loro nome e il nome dei figli associati in questa offerta. In quest'epoca antica, in tutti i posti, anche nelle nostre chiese, c'è questa usanza di lasciare il nome dei benefattori che hanno concesso la decorazione del luogo di tutta la comunità.